rendono molto interessanti, ne aggiornerò i prodotti, i documenti che verranno fuori, perché domani, domani ho il consiglio di amministrazione proprio della mia associazione, dell'AIFO, quindi non posso mancare. Tenevo però essere presente e intervenire stasera, intanto perché sapevo di trovare qui tanti amici, tante persone che in tempi diversi, in luoghi diversi, attraverso percorsi diversi, concorrono tutte, come io spero, umilmente di fare, per costruire un mondo migliore. E infatti ne vedo tanti che appunto conosco e sono contento di essere qui a condividere con loro questo piccolo pezzo di serata. E inoltre ci devo apportare anche una duplice minima testimonianza a proposito del mio doppio ruolo che momentaneamente rivesto. Quello di direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi da pochi mesi, un ruolo difficile, come avete sentito prima dal rappresentante dell'Associazione di Volontariato della Salute Mentale Europa, un ruolo che deve confrontarsi con una serie complessa di situazioni su cui non ho tempo, non ho intenzione di intervenire, ma che comunque, io credo, cercando di esercitarlo nel modo più corretto possibile, cercando di imparare a esercitarlo in questo modo, può dare molti frutti. Uno di questi lo voglio segnalare, ci tengo molto, è stato nei primi mesi di quest'anno la nascita di una nuova associazione di volontariato della tutela della salute mentale che si chiama Gullio 180. Stasera sono qui presente un bel gruppo di soci, si tratta di persone direttamente coinvolte, dalla sofferenza mentale, familiari, ci sono anche però volontari e operatori, quindi inteso fare un'associazione che rappresenti simbolicamente anche quell'alleanza che ci dovrebbe essere per la salute mentale, per la salute in generale, per il bene dell'uomo in generale. Naturalmente la gestione dell'associazione è però tutta in mano solo ai familiari delle persone che apprendono le voce, cioè gli operatori danno una mano, è giusto che facciano attraverso il loro ruolo, sicuramente interverranno loro e potranno dire cosa intendono fare. Su questo punto mi limito soltanto a due cose. Intanto, la battaglia della salute mentale ha un risvolto, può risultare solo questo risvolto, siccome se ne parla sempre poco, allora preferisco parlare di ciò che normalmente non viene citato. Le persone con gravi disturbi mentali muoiono molto prima degli altri. E non semplicemente perché ci può essere una cattiva organizzazione, una psichiatria, dei servizi, cioè o ci sono carenze, ma molto spesso perché anche le persone supplementari soffrono di malattie normali, malattie organiche, e queste malattie non sono ben curate. Per cui le persone con gravi malattie mentali muoiono mediamente circa 15 anni prima degli altri. Io li vengo fatto, ho detto tre volte, uno scandalo, di cui però mi sembra quasi che non si accorga nessuno, è uno scandalo che sarebbe evitabile se funzionasse bene la sanità, non quella psichiatrica, la comune sanità. E cioè non reagisse stigmatizzando persone con sofferenze mentali perfino nei servizi sanitari, che ovviamente infatti sono dei tutti, lì si può partire con qualunque persona e così via. Quindi questo è un punto, per esempio, delle battaglie che dovremmo fare, io ho intenzione di farlo, perché non è possibile che si accetti che avendo una sofferenza mentale si debba quasi pagare un prezzo, essere cittadini di serie C forse, del servizio sanitario anche sugli altri ambiti della salute. Per questo la proposta che ho cominciato ad avviare, lancio qui, sperando che molti la raccolgano, forze sindacali, associazioni culturali, forze produttive e professionisti, è quella di arrivare a costruire un tavolo della salute mentale, perché c'è bisogno di, come dire, qualcosa di formale dove però tutti si possano sedere, non solo determinate associazioni, determinati personaggi, ma un tavolo formale in cui ognuno possa prendersi il suo pezzo di responsabilità, perché tutta la comunità ha questa responsabilità, deve averla, mentre invece viene
scaricare sulla psichiatria o sui servizi di salute mentale. E io spero che questa cosa si costruisca, comunque ci batteremo per farlo, questo è certo, lo faremo ognuno con le sue forze, le sue energie, ma come abbiamo fatto, stiamo facendo questo mese, stiamo utilizzando l'occasione della giornata mondiale della salute mentale, che forse pochissimo utilizzata in tutta Italia, lo stiamo facendo per sensibilizzare da dire le scuole, altre associazioni, le istituzioni, e qui abbiamo avviato numerosi dibattiti, convegni non di quelli solamente scientifici, con le società scientifiche, ma anche con i cittadini, per creare queste possibilità di confronto che sono assolutamente indispensabili. E concederemo però anche intervenire con il Presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Amici del Povero. Non so quanti di voi la conoscono, non è una fortissima organizzazione non governativa, tuttavia è un organismo storico che ha quasi 50 anni di vita e che io sento da presidente vicino alle lotte di medicina democratica, perché intanto è un organismo di cooperazione sanitaria internazionale, ma poi soprattutto, oltre a portare all'estero una impostazione totalmente rispettosa dei diritti e dei bisogni delle persone che troviamo nei villaggi africani, o asiatici, o sudamericani, o negli islami, quindi l'impegno a lavorare col pieno riconoscimento della dignità delle persone, non come i nuovi colonialisti anche della solidarietà, questo c'è anche all'estero. Quindi portiamo una cultura comunque che è una cultura italiana, almeno in certe fasi della storia d'Italia, e poi perché come ONG abbiamo un'altra faccia, siamo un organismo che vuole essere popolare, che vuole essere movimento anche in Italia, in quanto non cambieranno mai le cose dall'altra parte del mondo se non li cambiamo qui. Quindi noi ci battiamo perché ci sia uno stile di vita culturale, sociale, politico, di consumo, anche io sono vegetariano, so che questo diceva, che è un piccolo modo per contribuire al consumo critico. Noi abbiamo 63 gruppi locali in Italia, ne abbiamo una Brindisi, ne abbiamo uno Ostuni, ne abbiamo diversi in Puglia, quindi volevo dire che noi siamo disponibili a dare questo, non intervenire solo come mi studiamo nella mezza teorica, una collaborazione su determinati temi, un po' sui diversi territori dell'Italia, anche perché riteniamo, io mi sono fatto questa convinzione, ormai sono presidente, ho fatto un primo triennio, sono stato confermato da qualche mese, mi sono fatto la convinzione andando in giro per il mondo che ci sia qualcosa da imparare da questo. Non siamo noi, poi dobbiamo sempre portare o esportare chissà che dall'altra parte, ma abbiamo spesso da imparare. Allora, ad esempio, mi avvicino a concludere, esiste un grandissimo movimento di associazioni della salute che si chiama People Self Movement, che ha elaborato la carta della salute dei popoli. Sono oltre 1500 associazioni che si sono riunite nel 2000 a Salah, in Bangladesh. Noi siamo il portavoce italiano di questa carta. Cioè, il portavoce interno, nel senso che non ce lo facciamo conoscere, ma è una bella esperienza. Una bella esperienza è una carta che fa da parte da cuore dai cuori del mondo, da persone che soffrono completamente nelle modalità disparate sul pianeta, è una carta da conoscere, una carta da utilizzare anche qui da noi. Ancora noi collaboriamo con Disabled People's International, che è una grandissima rete di organismi di persone con disabilità, che è presente in 130 paesi del mondo, che è presente in Italia. Le persone con disabilità io penso che siano oggi una delle punte più avanzate del movimento lotta per la salute, lo dico perché li ho visti all'opera, ho visto come lottano in tutto il mondo perché in prima persona possano ottenere e sviluppare progetti per una vita diversa. Il loro motto, credo che lo sappiate, è nothing about us without us, cioè non dovete decidere nulla che ci riguarda senza di noi. Mi pare che possa essere benissimo il motto di qualunque movimento, non solo per la salute, ma per i diritti umani, per la dignità, che mi vale benissimo. Non c'è nessuna differenza, no? Cioè fare in modo, si diceva la partecipazione, bene, poi è un motto che mi sembra che identifichi cos'è la partecipazione, non
si può partecipare a tutti i livelli, ovviamente. Non tutti possono entrare nella stanza del sindaco, del presidente, ma possono avere tutti la possibilità di intervenire, di dire la loro su ciò che li riguarda. E questo è un insegnamento che, come medico, tanto, forse tardivamente, in questi ultimi anni, imparando tante cose, sperimentando questi amici portatori di disabilità. E tra l'altro, vi sono degli strumenti internazionali che, a mio avviso, sono utilizzati nelle battaglie, che non possiamo semplicemente denunciare, e, oppure, come dire, continuare a utilizzare sempre gli stessi strumenti. Esistono strumenti internazionali, magari prodotti anche a fatica o con altri obiettivi, possono essere usati. Ci sono, per esempio, le convenzioni sui diritti, no? Che sembrano carte, ma se vengono usate non sono carte, sono strumenti di lotta. Nel 2006 è stata approvata la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'AIFA sta facendo anche qui una sostenitrice in Italia. È una convenzione estremamente importante, ogni articolo ha un rilievo grosso, può determinare ripetute di trasformazione anche da noi se ne accorta. Dobbiamo firmarla. L'Italia non l'ha ancora ratificata, questo come al solito non è mai